Buonasera pubblico del Castagneto, un applauso per Riccardo Lolli. Grazie. Volevo iniziare con il brano con il quale ho vinto l'ultimo Festival di Sanremo. Sostengono gli eroi, se il gioco si fa duro è da giocare, beati loro poi, se scambiano le offese con il bene. Succede anche a noi di far la guerra e ambire poi alla pace. Nel silenzio mio annullo ogni tuo singolo dolore per apprezzare quello che non ho saputo scegliere. Mentre il mondo cade a pezzi, io compongo nuovi spazi e desideri che appartengono anche a te, che da sempre sei per me l'essenziale. E non accetterò un altro errore di valutazione. L'amore è in grado di celarsi dietro amabili parole che ho pronunciato prima che fossero vuote e stupide. Mentre il mondo cade a pezzi, io compongo nuovi spazi e desideri che appartengono anche a te. Mentre il mondo cade a pezzi, mi allontano dagli eccessi e dalle cattive abitudini, tornerò all'origine, attorno a te che sei per me l'essenziale. L'amore non segue le logiche, ti toglie il respiro e la sete. Mentre il mondo cade a pezzi, io compongo nuovi spazi e desideri che appartengono anche a te. Mentre il mondo cade a pezzi, mi allontano dagli eccessi e dalle cattive abitudini, tornerò all'origine, attorno a te che sei per me. Riccardo Lolli ha vinto il Festival di Sanremo suo malgrado. No, cioè no, ma infatti tu che non segui il Festival di Sanremo non sai che lui l'ha già vinto. Cioè non era la prima volta. Tra... Ero vestito così. Esatto, la gente si è lasciata, cioè, la gente si è lasciata commuovere dalla paraninfa, e la paraninfa recava, diciamo, un'iscrizione con scritta nel Castagneto, e il pubblico da casa si chiedeva cosa sarà questo Castagneto, e adesso noi facciamo una canzone che spiega cos'è il Castagneto. In sol, giusto. In quella tonalità che sei capace te, io non le so nessuna. A tuo piacere. Tra l'altro il testo ce l'hai tu, per cui cambi tu. Io farò altre cose. Questa è la storia vera del Castagneto, vi spiega che cos'è il Castagneto e perché ci si va nel Castagneto. Testo di chi è? Del Big. Il Big ha scritto questo testo e il maestro Riccardo Lolli lo legge per la prima volta e cerca di dargli un senso anche musicale. Lo trovi sulla collina, tra il fiume Reno ed il Setta, appena dopo Grizzana, sulla sinistra c'è una casetta, ambiente caldo e cordiale, eccoci
nazionale. Nel castagneto, io vado nel castagneto, nel castagneto, io vado nel castagneto. Son pazzo per gli stianconi, adoro i tortelloni, coi funghi la mia tagliata, dal pignoletto accompagnata, c'è la meringa speciale, la zuppa inglese mondiale. Nel castagneto, io mangio nel castagneto, nel castagneto, io mangio nel castagneto. Amici e parenti se ne van sempre contenti di aver mangiato e bevuto ad un prezzo contenuto, perché questa trattoria è la miglior che ci sia. Nel castagneto, dormiamo nel castagneto, nel castagneto, brindiamo nel castagneto, ancora nel castagneto, torniamo nel castagneto, nel castagneto, brindiamo nel castagneto. Nel castagneto ve l'abbiamo spiegato, ma nel castagneto cosa succede? Succede alle volte anche che si creano delle situazioni un po', diciamo, imbarazzanti, anche di tensione, allora serve l'apporto di un risolutore, cioè di una sorta di giudice di pace che, armato di buona pazienza e anche di armi da fuoco, venga a risolvere, a dirimere le questioni, e questa è la storia che ne narra, diciamo, le gesta. Django, have you always been alone? Django! Django, have you never loved again? Love will live on, oh, life must go on, oh, for you cannot spend your life regretting. Django! Django, you must face another day. Django! Django, now your love has gone away. Once you loved her, oh, now you lost her, oh, but you lost her forever, Django. When there are clouds in the skies and they are gray, you may be sad but remember love will pass away. Oh Django, after the showers is the sun, we'll be shining. Once you loved her, oh, now you lost her, oh, but
but you lost her forever, Django. Once there are clouds in the skies and they are gray, you may be sad or remember love will pass away. Oh Django, after the showers is the sun, we'll be shining. Grazie, grazie mille, grazie mille. Oh, questo è difficile. Cioè, noi abbiamo scelto solo brani facili da fare, soprattutto anche compatibili con le nostre scarsissime capacità, diciamo, intellettuali. Diciamo che l'estate col caldo tende a bruciare i neuroni, le capacità intellettive di Riccardo Lolli e soprattutto anche le mie, che abito nella bassa e il caldo si fa sentire. E allora abbiamo scelto tutti i brani facili, invece questo no, perché no, in realtà, essendo appunto le nostre capacità ridotte, non ci siamo accorti che non era facile, cioè che era un brano difficile. Lo conosciamo da bambini, ce l'abbiamo in mente da bambini, però tra ascoltarlo e suonarlo cioè... sono un altro paio di maniche. Esatto. Sente decorosamente fuori, scusate, perché siccome il fonico è Lolli, non è che c'è da fidarsi troppo. Il mixer è là. Esatto, il fonico è Lolli, il mixer è là, io sono nel mezzo che faccio ostruzionismo, non lo faccio passare, per cui se sente male è un po' colpa di tutti, che ci dividiamo da responsabili. Diciamo questa canzone che inizia così. Sta fermo! Sta zitto! Non mettere i gomiti sulla tavola! Non essere distratto! Guarda dove metti i piedi! Sta attento a non rovesciare l'acqua! E non lasciare cadere la penna! E non perdere i pastelli! Non giocare cortile! Non correre sulle scale! Non sbattere le porte! Non fischiare! Non perdere il segno! Non prendere a calci i sassi! Sta buono! Perché la mamma ha mal di testa, perché la maestra ha il mal di testa, perché la zia ha il mal di testa, perché la portiera ha il mal di testa, perché la Fustini ha mal di testa. Non correva, non saltava, pantaloni non strappava, non diceva parolacce, non faceva le boccacce, non sporcava i pavimenti, si lavava sempre i denti, non strillava, non rideva, i bottoni non perdeva, senza macchie sui guantini, senza buchi nei calzini. Era proprio un bambino di gesso, respirava se aveva il permesso, stava dove l'avevano messo, come un bravo bambino di gesso, che non risponde, non dice mai di no. Ora grande è diventato, ma non è molto cambiato, compitissimo, prudente, ossequioso, diligente, dice grazie al superiore, dice sempre sì signore, se gli danno sulla testa, dice grazie, non protesta, passa il giorno a fare inchini, non ha buchi nei calzini. Era proprio un bravo uomo di gesso, che respira se ottiene il permesso e rimane dove è stato messo, come un bravo bravo uomo di gesso, che non discute, non dice mai di no.
canzone, maestro Riccardo Lolle. Grazie. Grazie mille per il vostro apporto fattivo. Adesso un brano con le basi, siccome noi facciamo un genere musicale indefinibile, usiamo qualsiasi tipo di mezzo a nostra disposizione, motori a nafta, iPod, iPad, paleoliche, esatto, badile, e quello che capita, quello è, ed ecco questo brano, un brano che entrambi amiamo, ma che solo lui conosce. Se ha sete beve vino, se ha fame chiede il pane al suo vicino. Un uomo come me, quando regala un fiore, non è un fiore comprato ma è colto sotto il sole. Un uomo come me, la casa dove è nato, la vita senza luna quando dorme sul prato. Un uomo come me sorride e parla poco, perché legge nei tuoi occhi capisce il gioco. Un uomo come me ha un lupo dentro il cuore, lo senti gridare ma non credi all'amore. Un uomo come me, quando ti dice addio, tu dici arrivederci e pensi è ancora mio. Un uomo come me aspetta il tuo ritorno, liberando nel vento una rondine al giorno. E un uomo come me s'allontana di sera, credeva fosse inverno, invece muore a primavera. Oh, oh, oh. Na, 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 na. Oh, 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 oh. Maestro Riccardo Lolle in un brano del repertorio. Grazie. Di Lucio Dalla. E sempre il maestro Riccardo Lolle ha scritto una canzone che adesso vi presenterà, vi contestualizzerà, o la presento io. Presenta pure. Di Lolli Lolli Lolli. E Lolli. Di Lolli 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 e Lolli. Bardazzi, Baldotti, Mogol, Battisti, Lolli. Dirige l'orchestra il maestro Lolli, ha guidato il furgone il maestro Lolli, canta il maestro Lolli una canzone che si intitola... No, ancora non è così egoriferito, cioè io la farei una canzone che si chiama Farneti, ma ho un'altra faccia di bronzo, lui ancora non ce l'ha. L'hai già fatta, l'hai buttata via. No, questo in realtà è un rap... che ho, diciamo, una specie di come si chiama,
C'è un nome questo genere. Hip hop. No, una roba tipo... Tolkien. Città, come si dice? Città. City. No, town. Non mi viene, vabbè, insomma. Urban, boh, non lo so. Comunque, insomma, mi è venuto in mente... Urbans. Avevo tentato di vedere un concerto di un pianista che qui, fra l'altro, ha i fienili di Campiaro, si chiamano qui, a due passi. Erano le coincidenze, sono le canzoni vicino a dove nascono. Solo che è arrivato l'assessore, che ha fatto un discorso... a vuoto, un quarto d'ora girato su se stesso, intanto i bimbi si sono stancati e siamo dovuti scappare via senza abbiamo ascoltato l'assessore e non il concerto. Però è uscita fuori questa canzone. È uscita fuori questa canzone, c'è sempre una... Intervento. La canzone che si chiama Intervento. Il territorio, le risorse, il territorio. Il territorio, le risorse e il territorio. Piuttosto che l'assessorato, questa amministrazione è più che orgogliosa di avere dato spazio alle risorse del territorio. Sul territorio comunale, nelle persone, nell'ambito del progetto, nell'ambito della concessione, le opportunità per le risorse, la localizzazione della manifestazione. Il progetto più ampio, e questo ne è un esempio, il territorio e le risorse e il territorio. Valorizzare il territorio, valorizzare le risorse e il territorio, che non vada dispersa la persona e la risorsa, ed è senz'altro nella persona dell'assessore che è arrivato solo adesso, perché era chiuso nell'ascensore, che è una persona di spessore, che noi vogliamo ringraziare, l'amministrazione comunale, per lo spessore della manifestazione, finalmente le risorse localizzate sul territorio, nel rispetto della tradizione, seppur sapendo rinnovarsi, rispettando ogni quant'altro. E con questo ho terminato, ma vorrei anche ringraziare chi ha creduto nelle risorse, un progetto a lungo termine e quant'altro, piuttosto che il territorio, le risorse, il territorio, il territorio, le risorse, il territorio, l'assessorato, questa amministrazione è più che orgogliosa di aver dato spazio alle risorse del territorio, il territorio comunale, nelle persone, del territorio, sul territorio comunale, nell'ambito del progetto, nell'ambito della concessione, le opportunità per le risorse, la localizzazione della manifestazione, il progetto più ampio, e questo è un esempio. Valorizzare il territorio, valorizzare le risorse del territorio, che non vada dispersa la persona e la risorsa, ed è senz'altro nella persona dell'assessore che è arrivato solo adesso, perché era chiuso nell'ascensore, che è una persona di spessore, e noi vogliamo ringraziare l'amministrazione comunale per lo spessore della manifestazione, finalmente le risorse localizzate sul territorio, nel rispetto della tradizione, seppur sapendo rinnovarsi e rispettando ogni quant'altro. E con questo ho terminato, ma vorrei anche ringraziare chi ha creduto nelle risorse, il progetto a lungo termine e quant'altro, piuttosto che... Grazie. Piuttosto che Intervento di Riccardo Lolli. Un brano che di cui sentirete parlare, cioè vostro malgrado, in futuro. Continuiamo con i classici di Lolli. Questa è una serata in cui, diciamo, voi verrete educati a vivere meglio, anche grazie alle canzoni di Riccardo Lolli. La prossima canzone la trovo. Sì, sì. No, un brano che, appunto, avendo partecipato al Festival di Sanremo, ho fatto anche il dopo festival, no? Quindi da lì è nato questo racconto di sesso, droga e Monte Bianco. Per esempio, il Monte Bianco, il Mont Blanc, il dolce. Diciamo che uno che viene da dove viene lui, no, cioè, non ha aspirazioni più alte di un buon dessert. No. Sì, dopo il festival, cesso e la droga non hanno importanza, però il Monte Bianco. Diciamo che la glicemia l'ha vinta sulla lussuria, diciamo, e sul vizio. Urla nella tua mente.
Passatemi donne e droghe per il dopo festival. Mettetele in cartoni anonimi che non mi arresti, Val. Ho ancora un sacco di persone che non so dove mettere. Un giorno resteranno solo le buche delle lettere. E ho voglia di fuggire via. Andiamo tutti in pizzeria. Tra chimica e signora si è fatta una certa ora. E peccato che non ci son più quei locali dove andavi tu. Senza audio, senza Dio, quei locali dove andavo io. Portatemi donne e droghe da cliccare sul monitor. Portatene meno, non vorrei che mi venisse il vomito. Spiegate con parole vostre perché siete in tanti. O io sono sinottico oppure siete ridondanti. Vino, droga e Monte Bianco riducono l'uomo stanco. Non respiro col naso e dico delle cose a caso. Poca distanza tra questi muri, poca capienza per gli atti impuri. Non respiro col petto, vedrai che tra poco la smetto. Vino, droga e Monte Bianco riducono l'uomo stanco. Vino, droga e Monte Bianco riducono l'uomo stanco. Compratene tanti che il grossista ve li fa un po' meno. Portatemi un divano duro, voglio stare scomodo. Portatemi del sangue finto per le donne in umido. In Toscana c'è la fino chiona, ma sono già che troppo pieno. Mi voglio molto deboli, mangiate un po' di meno. In Toscana c'è anche il lampredotto, finché mi regge la caviglia. Mi giro senza mani, guardatemi con meraviglia. La tromba che state ascoltando è la tromba del maestro Enrico Farnieri. Mettetele in cartoni anonimi che non mi arresti mai. Ancora un sacco di persone che non so dove mettere. Un giorno resteranno solo le buche delle lettere. Portatemi donne e droghe da cliccare sul monitor. Portatene meno, non vorrei che mi venisse il vomito. Spiegate con parole vostre perché siete in tanti. Io sono sinottico oppure siete ridondanti. Vino, droga e Monte Bianco riducono l'uomo stanco. Oi, vino, droga e Monte Bianco riducono l'uomo stanco. Vino, droga e Monte Bianco. Riccardo Longo. Grazie. Vino, droga e Monte Bianco riducono l'uomo stanco. Dopo le canzoni di Riccardo Lolli vi riporto a un livello più gastrico con le canzoni di Enrico Farnieri. Io vi avvicino, vi riavvicino al vostro duodeno. Il maestro Riccardo Lolli vorrebbe suonare il Glockenspiel in questa canzone, ma ha paura di cavarsi un occhio con i mazzuoli, e allora ha deciso di evitare, ha scelto la vita. E allora suonerà la tastiera come gli si confà. Questa è una canzone che parla appunto di dessert e di, diciamo, e di carboidrati prodotti in casa. Vorrei che la mia mamma fosse qui per dirle che mi piace la sua pizza, che per qualcuno è grossa,
ma a me piace così. Vorrei che la mia mamma fosse qui, vorrei che anche mia nonna fosse qui, per farmi preparare il mascarpone. È un po' giallo, un po' marrone, e lei lo fa così, ma io il marrone poi lo lascio lì. Che bello se Renato fosse qui, è bello avere il nonno con i polli, e se li vai a comprare non è la stessa cosa, il brodo non mi viene più così. Fortuna che la Chiara adesso è qui, a casa che prepara il minestrone, ci mette le carote, le patate, il cavolfiore, lo mangio quando torno e penso come sarebbe bello se la mia mamma fosse qui. Grazie mille. Grazie mille, grazie mille. Allora, io vengo dalla Romagna, oggi c'era più fila andare verso sud che venire verso nord. È andata bene, ho trovato soltanto un mezzo fermo sotto una galleria fra Sasso Marconi e Rio Veggio, però diciamo che l'ANAS era stata più allarmista di quello che in realtà era la realtà dei fatti, cioè nel senso, era il famoso chilometro in aumento che in realtà in un 30 secondi l'abbiamo superato, sia stati bene così. Però venendo appunto noi dalla Romagna siamo abituati che diciamo da metà giugno fino ai primi di settembre l'autostrada diventa diciamo una terra demoniaca, soprattutto per quelli che vengono verso sud dal venerdì e tornano verso nord la domenica tutti insieme. Io che abito nella strada che va da Cesena verso Cervia vedo la fila delle macchine che il venerdì mattina o comunque dopo pranzo va verso il mare e la domenica dalle 5 del pomeriggio alle 11 di sera è fissa verso l'autostrada ed è difficilissimo girare a sinistra in un caso o nell'altro, per cui questa è una canzone che parla di questa cosa qui ed è una canzone triste perché è difficile girare a sinistra. 1, 2, 3. Agosto col sole d'agosto, la ragioniera si rosola in spiaggia. Agosto l'orchestra in sto posto che prova a tirarci, ma il ritmo non viaggia. Mi spiace vederli sudare e nessuno che balla. Ma guarda che triste sto mondo che ti sembra un lusso, 3 giorni di ferie, e ti fa pensare che amici, sognare e ballare non son cose serie. Mi sa che nel nostro sistema c'è qualche falla, la tromba che suona al silenzio e nessuno che balla. Ma quanto piangere ci vuole per fare sera, che a farsa vita tanto vale farla in galera. Di chi è la colpa che io non ce l'ho? Togliete la canottiera stabile, mi fa male la canottiera. È stata imbevuta nell'LSD quella canottiera.
È come, cioè, è come le figurine, no? Una volta dicevano non prendere le figurine dagli sconosciuti, le caramelle, oppure le banane con la droga dentro, no? Oh, la... No, 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 non prendi. No, ho detto una cosa bruttissima, fra un po' lo vedrò torso nudo, mi pentirò di questo. Comunque, finisce la prima parte, inizia la seconda parte di questa canzone tragica, ma dai risvolti, diciamo, anche positivisti, se uno ha voglia di vederceli. Già spento alle 10 passate, pensavo stasera, magari sto a letto. Michele mi ha detto in balera, la vita e l'amore van presi di petto. E avevo già pronti gli spiccioli per il parcheggio. Tre grappe non servono a farmi sentire sicuro, piuttosto un po' storto. Ti piega le gambe st'orchestra allegra che sembran campane da morto. La musica triste o i ricordi, non so cosa è peggio. Pensare che avevo gli spiccioli per il parcheggio. Ma quanto piangere ci vuole per fare sera e a far sta vita tanto male farla in galera. Piango ma tanto, tanto sì, piango parecchio. Piango ma tanto, tanto che ci vuole un secchio. Tu porta un bidone, un ombrello, se stai con me. Ma quanto piangere, Michele, quanto tormento. Che quando piango non si vede, sembro contento. Se son felice, che domanda, tu non la fare. Per quest'agosto mi accontento di non star male, che per soffrire tempo ce n'è. Grazie mille, grazie mille. Mi si è aperta la paranista. Riccardo Lolli che è veramente perso per le cose, diciamo, manuali di casa. Qui c'è una fibbietta normalissima. Io ce l'ho mini perché ho le gambe belle. Allora, non toccarmi, con quelle manacce. No, allora, c'era una lunga e una corta. Lui ha detto, vorrei avere quella senza brand, perché lui non gli piace fare pubblicità alle cose, no? Perché lì c'è scritto Nel Castagneto. Lui è, diciamo, è un no-logo come filosofia di vita, no? È uno di quelli che si incatena di fronte alle multinazionali, vuota la Coca-Cola, senza dire il nome però, negli scarichi, insomma. Invece io sono uno appassionato di brand, ma alla fine ho le gambe più belle, allora mi sono messo quella carta, diciamo. E adesso un brano rock and roll. Cioè, sono più forti le cicale di noi. Trapana il cervello. You gotta get it, mm-hmm. You gotta get it, don't forget it, does it come around again? You gotta get it, mm-hmm. You gotta get it and you gotta get it good. Once I had a little Spanish guitar, the neighbors told me I could go pretty far. I came and I went, I
my guitar got a bend. But I discovered that the people who love are what we need if we could get up above it all. And that's that. And when that's the word is flat, you gotta get it. Mm-hmm. I wanna get it just in case it doesn't come around again. I wanna get it. Mm-hmm. I wanna get it and I wanna get it good. Pardon me if I've been misunderstood. I wanna get it while the going is good. The telephone rang about a song I sang. The life of Cadillac and Ultra for sure is automatic for the lady that mule. She came and she went without a single dent. You gotta get it. Mm-hmm. Gotta get it, don't forget it, doesn't come around again. You wanna get it, mm-hmm. You gotta get it and you gotta get it good. Come on, let's get it. Ooh. You gotta get it, don't forget it, doesn't come around again. You gotta get it, mm-hmm. You gotta get it and you wanna get it good. Grazie mille, grazie mille. Questo era un brano di Paul McCartney e per il prossimo brano abbiamo preparato un brano all'uopo. All'uopo per questa... questa serata, perché questa serata, oltre ad essere la serata in cui Lolli e Farnedi arrivano al Castagneto, soprattutto Lolli ha la paraninfa del Castagneto, è anche un anniversario, cade un anniversario casualmente, frutto del caso, e ci sono due persone questa sera che festeggiano qualcosa. Una persona provvista di paraninfa come noi, possibile? No? Dov'è la Fustini che mi lascia i fogliettini? Cristini? Cristini? Cristini Fustina? Crostini? È tuo figlio. È tuo figlio. Allora la Fustini mi dà... Eccoci qua! State pronti ad applaudire perché questa sera festeggiano l'anniversario di matrimonio Bruno e Clara. E... thank you.
sweet caress. Hello, emptiness. I feel like I could die. So goodbye, my love, goodbye. I'm through with romance. I'm through with love. I'm through with counting the stars above. And there's a reason that I'm so free. My loving baby is through with me. Bye bye love, bye bye sweet caress. Hello emptiness, feel like I could die. Bye bye my love, goodbye. 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 Riducono l'uomo in cenere. Mentre voi degustate, Lolli non si ferma mai. Al momento il capolinea è tutto quel che ho. Mi guardo le mani ancora per un po'. Sale una ragazza ma è nervosa. Fotografo i suoi piedi, si smuove qualche cosa. Attraversano la strada un paio di cinghiali, è ovvio che non sappiano di essere illegali, come mi conferma l'avvocato, che è sceso ma salito perché si è dissociato solo su un autobus veloce. C'è solo la mia voce, fatemi scendere, adesso l'autobus va piano, ho le forbici in mano, fatemi scendere, mi sembra un condominio senza fine. Una donna ha rovesciato un vaso di cipolline, sottacendo il sottaceto andiamo avanti, pulendo il corrimano con i disinfettanti. Si gira la ragazza e già mi prende male, la tengo a distanza con un braccio artificiale. Al momento la protesi funziona, ma mi distraggo quando il campanello suona. Solo su un autobus veloce c'è solo la mia voce, e fatemi scendere, adesso l'autobus va piano, ho le forbici in mano, fatemi scendere, non porto nelle tasche, ho
oggetti di valore da dare come pegno al controllore. Qui dentro porto solo del rancore. Fotografo i tuoi piedi, si sentirà l'odore. E ci o vai malolo sec, e alla rovescia. E ci o ler subo tuanu solo. E red nesci medaf. Onam inici profelo. Onai pav subo tuallo seda. Il maestro Riccardo Lolli al contrario. Grazie. Il LOL. Grazie, grazie. Ehi, Sarg. Ok, se vogliamo fare un brindisi abbiamo bisogno di avere qualcosa con cui brindare anche noi. Noi, signori e signori, siamo asciutti. Siamo tranquilli e asciutti. Con Riccardo Lolli si sta tranquilli e asciutti, però... aiuta. No, adesso magari dopo se rimane, se rimane, cioè. Io intanto fagocito, te presenta. Un brano che parla dei problemi, molto attuali del caldo, alcuni comportamenti che possono scaturire dall'insofferenza nei confronti della calura estiva, tipo? Eccessiva, tipo andare in bicicletta così senza, capito, così. Con quelle idee che ti vengono... Montare una bicicletta a Bologna, arrivare a Castiglione dei Pepoli in bicicletta, insomma, quelle cose lì. Oppure... Vado un po' in agitazione, oscuro tutta la mia abitazione. Contatto il mio dentista ma va in ferie, respirando sulla ghiaia. Allontano la vecchiaia, la pesca della festa solo serie. Col caldo divento antagonista, bevo l'acqua calda del dentista. Sogno una crociera ma è noiosa, scelgo la mezza pensione, mi mangio a colazione i fiocchi d'avena varicosa. Col caldo accorcio la gonnella, in quei giorni l'assorbenza è sempre quella, divento solidale ma è pietà. Cavalcando in autostrada la caviglia si degrada, adesso lo spessore è la metà. Col caldo vorrei dell'aria in fretta, trascendo e divento bicicletta, sellino di me stesso ma vescico. Sudorando sul pedale, intralcio la statale, avrei una vaga idea ma non lo dico.
ma va in ferie respirando sulla ghiaia, allontana la vecchiaia e alla pesca della festa sono serie. Col caldo, Riccardo Lolli. Allora, la canzone precedente introduce la prossima canzone, che invece ho scritto io, hanno un'attinenza molto molto stretta, entrambe le canzoni sono in do maggiore. Di base diciamo che è la cosa che le accomuna. E questa canzone è una canzone dal caldo di Riccardo Lolli passiamo al nevone dell'anno scorso, cioè questa è una canzone che parla di quando l'anno scorso la Romagna, ma anche quassù, era sepolta nella neve e io ero chiuso in casa e stavo bene così, essenzialmente, tanto non avevo niente da fare e questa neve mi giustificava dal non uscire di casa. Questa è una canzone che si chiama Per l'appunto Neve ed ha un ritmo gioioso e ballabilissimo. Il bianco è qui, ma un bianco diverso. Ci vede tutti, ci vede attraverso. Il bianco qui fa un po' impressione il silenzio. Dalla finestra lo spazzaneve è un evento. Adesso voglio fare come mi piace, che a far diverso, a dire il vero, poi non sono capace. Prendo il giubbotto, la mia calma, i guanti, fuori di qui. È bello sentirsi perso, sono qui. E scivolo su un bianco diverso. Ridono gli occhi, è un bianco tutto di smalto. Guarda com'è bello il mondo, non si vede l'asfalto. Respira bene, che non hai mai respirato. Il bianco è qui, il bianco ci ha liberato. Con una neve così cosa vuoi fare? Comunque non siamo fatti mica solo per lavorare. L'orologio non ci serve per giocare così. È bello sentirsi perso, sono qui. E scivola su un bianco diverso. Qui sono già tre volte che casco e provo a smettere di ridere ma non ci riesco. Mi fanno male i piedi perché son vivo e non mi sembra più una perdita di tempo se scrivo delle risate i miei magoni al mondo fuori di qui. Bello sentirsi perso, sono qui e scivolo su un bianco diverso. Qui qui e dice che sta neve non è normale. La mia vicina mentre sparge giù il sale. Grazie mille, grazie mille. Ah,
foto. Ma siete troppo lontani, cioè non veniamo bene, noi siamo belli da vicino. Ah, ok. Compratevi degli obiettivi più da cristiani, se ero buoni così, dopo fare una foto dovete andare a 12 km. È venuta bene, ma so che viene da qua, cioè, ho la guida con lenti dal 1990, che so che sappia. È perfetta. Le mucche si vedono, sì, sì. Le mucche... Molti mi chiedono perché ti porti dietro le mucche, non lo so, perché effettivamente mi dimentico spesso di tirarle fuori, quando le tiro fuori le sistemo qua a luna, quando smonto gli strumenti bestemmio perché so anche quelle lì da mettere via, oltre tutto il resto, per cui non lo so perché mi tiro dietro le mucche, mentre so perché mi tiro dietro Lolly. Lolly me lo tiro dietro perché sta bene con la paraninza lunga. Esatto, e poi è un uomo forte, cioè nel senso che se casomai scattasse una rissa da qualche parte io so che posso nascondermi dietro di lui. Lui ha una soglia del dolore altissima, per cui prende gli schiaffoni e non li sente. Vero? Io sto inventando, no? Non è vero? Soffri il dolore come tutti i cristiani? Prende gli stianconi proprio, non li sente, quelli non li sente. Infatti io, come dicevo prima, ho... Mi sono innamorato degli stianconi sulla fiducia, nel senso che prima ancora di assaggiarli, qualche mese fa, che li ho mangiati per una volta qui dalla Fustini, come sono arrivato in tavola, ho visto lui proprio che ce l'avevo di fronte, si è illuminato, cioè ha avuto proprio come se avesse visto la Madonna, ha detto devono essere buoni, e aveva ragione, nel senso è stata un'illuminazione giusta. Però ho visto talmente, cioè, l'espressione felice, cioè l'epitome della felicità, diciamo, in questa vallata è rappresentata da Riccardo Lolly di fronte allo stiancone, per cui sono stato costretto, mio malgrado, a diventare un adepto allo stiancone anch'io. Si è messo la camicia, eh? Un applauso alla camicia di Stabile. Come si dice, faceva lo spanizzo e invece adesso si è coperto. Questa è una canzone che questa sera è dedicata al Lolly piccolo, te non sei più piccolo, te sei vecchio, sei mai consumato da cambiare, basta. Perché questa è una canzone che parla di come vedono il mondo i bambini, o almeno come si immaginano i genitori, gli zii, che i bambini vedano il mondo. Poi i bambini scoprono il Nintendo 3D, quello che è, e il loro cervello si brucia automaticamente appena ci pensano, senza neanche averlo. Però questa canzone viene scritta in un momento precedente, in cui i genitori o zii o chiunque abbia a che fare con dei bambini piccoli ancora non sa che i bambini piccoli in realtà pensano questo. Fiume l'acqua è poca, da marzo che non piove, io corro lungo il fiume, che belle scarpe nuove, capire un cane nero, il muso è lungo ma la razza io non la so. Lui corre, resta zitto, sto zitto, corro, il fiume scorre in fondo con noi. Non sai che bene mi fa. Non sai che bene mi fa. Bello forte, fa sbattere le porte, lo fa senza la mano, è un fatto molto strano, non si vede ma c'è.
il sole è un disco giallo, di un giallo molto bello, mi scotta sulle braccia, lo guardi dritto in faccia e siamo gialli anche noi. Non sai che bene mi fa. Grazie mille. Grazie mille. Adesso facciamo una cover di una canzone che è una canzone di Ivano Fossati che parla del meraviglioso mondo del lavoro. Soprattutto no, è fantastico per chi non ce l'ha il mondo del lavoro, cioè, nel senso. Il lavoro è una di quelle cose che quando non ce l'hai soffri, quando ce l'hai soffri. Esatto. L'unico che sta bene alla fine sono io, che ho le mie mucche di plastica. Prego, inizia con questa introduzione del maestro Riccardo Lolli.
Per certe donne è una questione di stile, anche disgrazia le questioni di stile. Lui si guarda intorno e non c'è un'ombra nella quale sparire. Lui si guarda intorno e non c'è un'ombra nella quale scomparire. Si guarda intorno e non ha già più terra dove andare. Si guarda i piedi e non ha scarpe adatte per continuare a ballare. Si guarda il cielo, non ha santi a cui telefonare. Si guarda il cielo gli fa segno di andare. Grazie mille. È un'altra canzone sul meraviglioso mondo del lavoro. Però questa è di Bob Dylan. Cosa? Once upon a time you dressed so fine, through the bombs of time in your prime, didn't you? People call, say beware doll, you're bound to fall. You thought that they were all. Can you? You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be without a hope? Like a complete unknown, like a rolling stone. Oh yeah, you've gone to the final school, all right, be slowly, but you know you only used to get just an A. Nobody ever taught you how to live all on the street, and now you're gonna have to get mystery trail, but now you realize he's not selling any alibis as you stare into the vacuum of his eyes and say, do you want to make a deal? How does it feel? Like a complete unknown, like a rolling stone. Oh, yo! Never turn around to see the frowns on the jokers and the clowns when they all did tricks for you. Never understood that there ain't no good. You shouldn't let other people kicks for you.
from you everything he could steal. How does it feel? Oh, how does it feel to be on your own like a complete unknown? Like a rolling stone. Oh, princes on the steeple and all the pretty people, they're drinking, thinking that they got it made. Exchanging their precious gifts, but you better take it, I'm a ring, you better. Used to be so amused at Napoleonic rags on the language that he used. Go to him now, he calls you, you can't refuse. When you ain't got nothing, you got nothing to lose. You're invisible now, you got no secrets to conceal. How does it feel? To be on your own with no direction home, like a complete unknown, like a rolling stone, like a rolling stone. Riccardo Lolli, grazie. È sempre Riccardo Lolli. Ma lo teniamo. Sì, dai. E i tastieri di Lolli che hanno vita propria. Fallo ripartire, mi piaceva quella cosa. Una casuale. Ok, adesso è ora di ballare, scatenatevi finché potete perché poi dopo partono i pezzi lenti. Bellissima questa cosa. La prossima una canzone estremamente pop a cui ha collaborato, cioè del... Ora, sedate le tastiere. Stasera sedate, è un brano di Lolli Lolli, in questo caso è vero. È vero, l'abbiamo tolta. Qua hanno chiesto me ne frega. Hanno chiesto me ne frega, la facciamo dopo. Adesso facciamo un brano più pop, più allegro, poi dopo vi riportiamo, diciamo, nella realtà di tutti i giorni con me ne frega. Questo è un brano che presenterà il maestro Lolli e lo spiega lui perché. Ma qui veramente ci pensavo a casa come spiegare magari un minimo il testo, invece proprio non ce l'ho fatta, non riesco a capire per cosa ho scritto, perché... Sono quelle cose che succedono poco prima di addormentarsi, no? Uno scrive una cosa, gli sembra geniale, il giorno dopo... In realtà la frase cardine dell'inciso mi è stata suggerita da Giulio, l'ha detta lui una sera. Mentre faceva la doccia, e da lì ci ho costruito tutto un... Ritrovandosi pulito, ha avuto un'illuminazione. Scusate se parlo con la bocca piena, però sono di campagna. Non so più dove andare senza fare. Sono stato anche a Pistoia in mezzo agli animali tristi.
mezzo ai camionisti sulla 1, non l'auguro a nessuno. Non posso stare a casa, mamma, dammi una bolletta, che a far la fila in posta dopo un po' mi viene fretta. L'offerta è sempre più speciale, non l'auguro al maiale. La materna l'ho fatta tutta a Woodstock, poteva andare peggio, ricordo un gran parcheggio. 5 anni all'isola di White, per far le elementari non mi passava mai. Mamma, voglio andare in una sauna con una donna che non ne sa una. Voglio andarci con una senza sesso, intanto ci separano all'ingresso. Mamma, voglio andare in un check-in, ci voglio andare con una donna cecchino, con una campionessa di tiro con l'arco, e tanto ci separano all'imbarco. Il Billy all'armonica. Mentre fai un'operazione, mi accrediti 1 milione. Troppa grazia, le medie a San Francisco, banco vicino a Jimmy, copiava dal mio disco. Il diploma l'ho preso a Monterey, con Simon e Garfunkel mi davano del lei. Senza sesso, che tanto ci separano all'ingresso. Mamma, voglio andare in un check-in, ci voglio andare con una donna check-in-o, con una campionessa di tiro con l'arco, che tanto ci separano all'imbarco. Grassa, che tanto ci separano alla cassa. Mamma, se mi impari un po' di kanji, ti porto a Tokyo, dipende cosa mangi, del pesce crudo oppure un fritto unto. Che tanto ci separano anche il conto. Sesso, che tanto ci separano all'ingresso. Ma voglio andare in un check-in, ci voglio andare con una donna check-in-o, con una campionessa di tiro con l'arco, che tanto ci separano all'imbarco. Mamma, voglio andare
cambio messa di tiro con l'arco, intanto ci separano all'imbarco. Mamma, grazie. Maestro Riccardo Lolli. E il maestro Giulio Lolli. Ecco, ma non me ne accorgo più ormai, cosa vuoi, ho dei decibel. Cioè, noi musicisti, cioè i suonatori, i lavoratori dello spettacolo hanno periodicamente, sono costretti a fare l'esame dell'udito per vedere se sono... Ma non è l'esame dell'udito la cosa principale, sono altre cose... diciamo le capacità cognitive di base che andrebbero valutate, perché passare molte ore in un furgone frequentato per lo più da maschi abbassa il livello, diciamo, cognitivo di chiunque. Qua stanno chiedendo una canzone del maestro Lolli, epocale. Me ne frega? Te ne frega qualcosa? Frega il giusto. Me ne frega no, me ne fotte no, mi interessa no, decisamente no, sono degno no, sono premio no, il concetto è no, il livello è no, guardo la TV no, guardo la radio no, ascolto un libro no, scarico un film sì ma cam, sono sveglio no, sono meglio no, sono io boh, so bene io no. Navigatore no, tanto sto a casa sì, anticalcare no, lavastoviglie no, sì, il digitale no, grasso animale no, la DSL no, la Ferrarelle no, ho scritto un libro sì, l'ho scritto a mano sì, l'ho rovinato sì, e non si legge più. Un giovane uomo odieno, al vago sentore di non essere eterno, non si relaziona, non si riproduce, la spinta del proprio metallo lo conduce. Un giovane uomo odieno, alla presunzione di essere eterno, ha già 90 anni ma sempre un ragazzo, va bene lui che non capisce, me ne frega no, me ne poche no, mi interessa no, decisamente no, sono degno no, sono premio no, il concetto è no, si manca, si manca, sono sveglio no, sono meglio no, sono io boh, sono io no.
partidora. Grazie. Maestro Riccardo Lolli, scrive. Grazie, scrivo. Dal 1983, maestro Riccardo Lolli, solo belle canzoni. Prima erano brutte. Fino all'83 ha scritto delle robacce, delle cose sul diario di scuola. Un po' di anni 70? No, negli anni 70 ancora. Del, repertorio degli anni 70 del maestro Lolli? C'era elementare negli anni 70, non so come fossero le sue canzoni quella volta là. Scrivemo una cover, facciamo un testo, una cover con un testo cambiato. Questa bustina di oppio, questa bustina di oppio l'erierà, la tengo per riserva, ora mi fumo l'erba. Allora, negli anni 70... Era prima media. Negli anni 70 uno ha scritto questa canzone qua. Cioè... musica del suo zio, parole sue di lui, di nome faceva Raul, e scriveva così: rompi la tua chitarra e non cantare, perché mi fai venire la nostalgia, la notte troppo lunga mi fa impazzire. Voglio tornare per sempre a casa mia. C'è una strada tutta bianca, poche case, la mia gente, e c'è tanta, tanta terra che non rende quasi niente. Poi di sera all'osteria ci facciamo la partita, e nel buio c'è Maria, dalla bocca appassionata, la mia gente che mi vuole bene, la gente mia che mi sa capire, la mia gente. Gente mia, ce l'ho qui, fa un bel acuto. Maestri, noi siamo bidelli, ma non c'è niente di male in tutto questo. Esatto, noi siamo, riusciamo, diciamo, a rifocillare la mente altrui con, diciamo, junk food acustico. Cioè, nel senso che voi pensate di che questo sia un'operazione culturale, in realtà, cioè, noi siamo in McDonald's della musica. Quando tornate a casa avete un coagulo nel cervello e non sapete di averlo, però tanto di qualcosa bisogna morire. Eh? Il McDrive, esatto, passi di fianco a tuo babbo, lui ti allunga una canzone da portare a casa. La prossima è una canzone che ci ha, che come dice il maestro Lolli, ci ha fatto anche vincere una targa. Questa è una canzone dal ritmo indiavolato, ma questa sera il ritmo sarà moderatamente indiavolato, anche perché lo facciamo così a mano. Cioè, ancora bisogno di leggerla, l'hai suonata un milione di volte. Ma in realtà lui è, siccome si annoia in questa canzone, mette sotto qualcos'altro da leggere. Intanto si fa una cultura. Cos'è questo suono? Pensavo lo facessi apposta, invece. Ricordatelo per un'altra volta, però. Sono quello che lascia tutto per terra, spero che qualcosa cresca, invece no. Lascio tutti i miei progetti per la strada, ma alla fine i conti non mi tornano. Sono quello che ricorda tutte le canzoni, ma cos'ho
sozzi, no, che non lo so, non lo so, corso sozzi non lo so, che non lo so, non lo so, corso sozzi non lo so. Sono esperto di fumetti e patatine, non ho proprio idea di cosa sia la borsa. Io mi nutro di fumetti e patatine, quindi tu non mi parlare mai di borsa. Poi mi chiedi, sei curioso, vuoi avere la mia opinione? Sì. Io mi frugo nelle tasche ma non trovo un'opinione qui, che non ce l'ho, non ce l'ho, un'opinione non ce l'ho. Non lo so, non lo so, corso sozzi non lo so. C'è chi ha la risposta pronta per ogni domanda, ma lui le domande non le fa. È tuo momento. C'è chi è sempre pronto a farsi intervistare, ma di cose poi da dire non ne ha. Da bambino vomitavo i cetrioli, se li mangio adesso non lo faccio più. Mi spaventa chi non mangia i cetrioli e le cose nuove non le manda giù. Tu mi chiedi se sono mica di Cesena e ti rispondo sì. Mi chiedi, mi sai mica dire dove corso sozzi? No, no, e non lo so, non lo so, corso sozzi non lo so. Non lo so, non lo so, corso sozzi non lo so. E non lo so, non lo so, corso sozzi non lo so. So, corso sozzi, corso sozzi. Lolli, lolli, lolli. Lolli al biplano sonoro, no? Come si chiama? Allora, adesso per la prossima canzone ho bisogno dell'apporto fattivo di... Ma sì, vieni su, dai. Della estrema riluttanza. No, ma tanto lo tieni in mano, lo tieni in mano. Prova se va. Accendi l'interruttore. Va adesso, prova se va. Va, va, ok. Va bene, questa è una prova. Se la scazzo anche stavolta, canterò solo in cantina d'ora in poi, quindi è la mia ultima possibilità. Questo è un brano da eseguirsi nella tonalità di La maggiore. Posso venire in mezzo a voi? Che sì, certo. Sembro in mezzo alla posta. L'importante è che non giri il microfono verso quella cassa, perché sennò può fischia. Quale microfono? Verso quella cassa? No, verso quella, quella cassa. Cassa, sì. Adesso mi fulmineranno i cavi. Vai, fai l'esperimento, fai l'esperimento. Ecco, questa cosa che mi ha causato lui, la perdita dell'udito della Simonetta fare. E basta, che lei fa finta di niente. Va bene. Questa cosa non la farei mai più. Dai. Questa è una canzone dal ritmo allegro ballabile e dai concetti fumosi e imperscrutabili. Romagna mia? È tipo Romagna mia. Una è tipo Romagna mia ma un pochino più torbida, è una canzone che affonda, è più criptica, come più criptica, più torbida, diciamo, che affonda diciamo all'interno di voi stessi, ognuno di voi dentro ha qualcosa di questa canzone anche se non sa ancora di averla, eh? Esatto, tipo il fondo di una bottiglia di Sangiovese del contadino. È una canzone che fa così: la salsa di grilli, la salsa di rane, la faccio bollita, la spalmo sul pane. Salsa di grilli, salsa di rane, non la mangia neanche un cane. Oh, lumaca mia, dove sei? Se ti incontrassi ti ciuccerei. La lumaca, la cacciatora, la puoi mangiare
di rosmarino e tanto tanto peperoncino. Oh, lumaca mia, dove sei? Se ti incontrassi ti ciuccerei. Everybody! Ciucci ciucci, ciucci ciucci, ciucci ciuccerei. Ciucci ciucci, ciucci ciuccerei. La lumaca è come il maiale, si mangia tutto e non fa male. Il guscio e la bava piacciono a Franco, ma che strano all'occhio stanco. Oh, lumaca mia, dove sei? Se ti incontrassi ti ciuccerei. Everybody! Ciucci ciucci, ciucci ciucci, ciucci ciuccerei. Ciucci ciucci, ciucci ciuccerei. Cosce di rana, cosce di pollo, ti prende alla gola, perdi il controllo. Cosce, cosce, ce ne son tante, ma nessuna è bella come quella dell'amante. Oh, lumaca mia, dove sei? Se ti incontrassi, ti ciuccerei. Everybody! Ciucci, 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 ciuccerei. Vai si bemolle. È parola d'ordine. E giungerei. Estrema riluttanza che per la prima volta in un luogo pubblico vestita. E non sono svenuta. Lumaca mia, dove sei? Se ti incontrassi ti ciuccerei. Fallo con quel ritmo di prima. Oh, come si fa? Dai, quando fai perdere queste cose devi lasciarle andare. Vai. Lumaca mia, dove sei? Oh, lumaca mia, tu, se ti incontrassi ti ciuccerei. Mi sta spopolando il cervello sta cosa. Lumaca mia, dove sei? Se mi incontrassi mi sento quasi a Formentera. Oh, lumaca mia, dove sei? Se ti incontrassi ti ciuccerei. Ho sangue dal naso, basta, basta, basta. È spaventosa sta cosa. Ok, stiamo per finire questo spettacolino e lo spettacolino si chiude con l'ultima canzone, ma è proprio l'ultima, un'altra canzone che parla di lavoro a modo suo ed è l'ultima. L'ultima canzone, ve lo giuro. Gerda.
questa è l'ultima canzone, ve lo giuro. Questa è l'ultima canzone, sono sicuro. Questa è l'ultima canzone, ve lo giuro. Questa è l'ultima canzone, non ne ho più. Ora smetto di suonare, vado a fare il ragioniere, vado a fare l'odontotecnico aiutante, vado a fare il pizzaiolo, così resto un po' da solo. Chi mi avrà mai messo in testa anche di fare il cantante? Un geometra normale che misura nel cortile, farò dei frazionamenti, renderò molto contenti i residenti nelle case. Quattro sentimenti base, possidenti senza tanti sentimenti. Questa è l'ultima canzone, ve lo giuro. Questa è l'ultima canzone, sono sicuro. Questa è l'ultima canzone, ve lo giuro. Questa è l'ultima canzone, non ne ho più. Con i verbi all'infinito faccio rime all'infinito, alle sagre aiutare i volantini a compilare. Che se bene vuoi mangiare, qui da noi devi arrivare. Che se l'unto voglio infliggere, un poco dovrò soffriggere. Aprirò un video noleggio per campare sempre peggio, così manderò fanculo chi scarica dal mule. Mi rovina e compro un taxi, sempre maledetto. Visto che solo a pensarci mi incazzo sempre più. Voglio prendere un'edicola o una rimessa agricola. Devo aprire un'officina prima che venga mattina. Vado a fare il lattoniere, l'antennista, il carrozziere. Voglio avere tre cavalli, uno brutto e gli altri belli. Voglio seppellire i morti giù nella valle degli orti. Voglio essere maciste nella valle dei farmacisti. Voglio assistere uno padro, voglio fare il benzinadro. Importare dall'Olanda, poi scappare con la panda. Fare il culturista unto, poi scappare con l'appunto. Fare il vecchio pensionante, poi scappare con la badante. Fare il tato coi bambini e scappare coi pannolini. Fare il tato coi marmocchi e scappare con i bidocchi. Ogni tanto suonare ancora un po' con i Big Fest. Costruire bimbi finti da usare nei crash test. Laurearmi in previdenza frequentando fuori sede, per poter leggere i fondi, per poter leggere il piede. Questa è l'ultima canzone, te lo giuro. Questa è l'ultima canzone, sono sicuro. Questa è l'ultima canzone, ve lo giuro. Questa è l'ultima canzone, non ne ho più. Questa è l'ultima canzone, ve lo giuro. Questa è l'ultima canzone, sono sicuro. Questa è l'ultima canzone, non ce n'è più per nessuno. Questa è l'ultima canzone, meno 3, 2, 1. Carina, molto carina. Niente male. Divertente. Ma guarda, questa sì che è una merda. Gli dispiacermi al contrario, ma invece sì. Riccardo Lolli scrive canzoni bellissime, ha già fatto un disco fuori catalogo. Che però è... è un disco che nasce fuori catalogo, per cui costa tantissimo. Come una volta dalle nostre parti in Romagna c'era la Dimar. Dimar c'è questo diciamo, cartello di negozi di dischi che facevano il bello e il cattivo tempo. Costavano tantissimo i dischi, qualsiasi cosa andasse fuori catalogo, poteva essere anche Fausto Papetti o l'orchestra di Nicolucci, cioè no, la roba anche più infima andando fuori catalogo veniva a costare 40.000 lire nel 1986, e il maestro Riccardo Lolli aspira a vendere i suoi dischi a 40.000 lire l'uno, perché sa che ci sono un sacco di anziani che non hanno avuto voglia di coraggio di cambiarli in euro, e allora intanto lui andrà alla Banca d'Italia con questi 40.000 euro in multipli esagerati,
40.000 lire. Perché io e il maestro Lolli siamo di quelli che ancora fanno i conti in lire, no? Questo, allora, un gelato 2 euro, sono 4.000 delle vecchie lire. Tipo ieri ho preso un gelato, l'estrema riluttanza l'ha preso col puffo. Perché ha detto, una volta che lei va coi soldi, va in tasca a spendere dei soldi, li vuole spendere, cioè, bene. 2 euro il gelato al puffo, ma... Poi ti ricordi quando eri un bambino, ti bastava poco per stare bene al mondo, ti bastava, cioè, una casa senza soffitto e senza cucina. Era una casa molto carina, non si poteva entrarci dentro, non si poteva andare a letto, non si poteva fare pipì, ma era bella, bella davvero, in via dei matti al numero zero, ma era bella, bella davvero, in via dei matti al numero zero. Era una casa molto carina, senza soffitto, senza cucina. Non si poteva entrarci dentro perché non c'era il pavimento. Non si poteva andare a letto in quella casa. Non si poteva fare pipì perché non c'era. Ma era bella, bella davvero, in via dei matti numero zero. Era bella, bella davvero, in via dei matti numero zero. Una casa molto carina, senza soffitto, senza cucina. Non si poteva entrarci dentro perché non c'era il pavimento. Non si poteva andare a letto in quella casa, non c'era il tetto. Non si poteva fare pipì perché non c'era vasino lì. Ma era bella, bella davvero, in via dei matti numero 3. Ma era bella, bella davvero, in via dei matti. Una volta il maestro Marco Bovi dice "Shake it up, baby". Però lui era il maestro Marco Bovi, non posso fare le cose che fa il maestro Marco Bovi. Guarda, via dei matti. Che è tipo la bamba, però è via dei matti. Numero zero. Sol minore, gli devo dire tutto. Re. Mi bemolle. Fa. A caso, la bemolle. Sol minore. Re. Mi piace fare queste. Abbiamo scritto una canzone nuova, grazie mille. Grazie mille il maestro Riccardo Lolli, che suo malgrado è un genio, suo malgrado lui, cioè, non fa di tutto per non essere un genio, però gli tocca. I gemelli. E mi manca il fiato, penso a quello che ho scordato. Sono tutto sudato e penso a quello che ho scordato. Ho chiamato, ma il mio babbo è in bicicletta ed è salita senza il fiato. Scusa se ho chiamato, se ti lascio questo peso, ma ho lasciato tutto acceso, ho lasciato tutto acceso, ho lasciato tutto acceso,
ho lasciato tutto acceso. E non mi sono mai seduto. Sedici vagoni e non mi sono mai seduto. Ho attraversato il mondo e non mi sono mai lavato. E il mio peso è bello grosso. Non voglio disturbare, se potessi controllare, c'è sto tarlo che mi ha preso. Ho lasciato tutto acceso, ho lasciato tutto acceso, ho lasciato tutto acceso, ho lasciato tutto acceso. Grazie mille, grazie mille. Grazie. Il blues. Il blues. Il blues di Rocco. Il blues di Rocco. Non so se è quello che volevi te, però... Don't bother me. I gotta take all.
maestro Riccardo Lolli, le sue estensioni finite. Sono finito. È stato un piacere conoscerlo. Adesso una sigaretta.